Turbativa d'asta, abuso di ufficio, turbata libertà degli incanti, corruzione e falsità ideologica. I numerosi appalti nel comune di Balsorano, in provincia dell'Aquila, relativi alla costruzione di una nuova scuola materna e media, ad interventi di riqualificazione urbana e addirittura per la manutenzione delle lampade votive di un cimitero. Per questi motivi la Polizia di Stato, alle prime luci dell'alba di questa mattina, ha emesso provvedimenti limitativi della libertà personale a carico di amministratori del comune di Balsorano, tra cui un ex assessore, liberi professionisti, titolari di imprese private, in tutto 9 persone. Più in particolare sono state eseguite un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un tecnico comunale, 3 divieti di dimora nel comune di Balsorano per un ex assessore, un amministratore comunale e un imprenditore, 2 divieti di dimora nel comune di Balsorano con la contestuale sospensione della professione per 12 mesi a 2 liberi professionisti. L'indagine, durata 2 anni e che si avvalsa anche di intercettazioni telefoniche, è partita da un esposto anonimo. Perquisizioni e indagini sono ancora in corso, la questura non è intesa ancora a rendere noti i nomi delle persone coinvolte. Gennaro Capasso, nuovo dirigente della squadra mobile dell'Aquila, oggi spiegato in conferenza stampa che il sistema corruttivo posto in essere dagli indagati si è concretizzato alterando gare di appalto e procedure pubbliche, falsificando documenti e assumendo accordi corruttivi, senza documentati passaggi però delle classiche mazzette. Un esempio, il tecnico comunale, considerato il dominus del sistema corruttivo, avrebbe abbassato illecitamente sotto la soglia dei 40.000 euro le spese tecniche dell'appalto per la realizzazione della nuova scuola, per poter poi procedere a un affidamento diretto e senza gara al professionista di sua fiducia, facente parte, questa è l'ipotesi accusatoria, del sodalizio. Venivano studiati alcuni accorgimenti tali per fare in modo di alterare delle gare. In un caso, ad esempio, come vi ho detto prima, si è riusciti a far stare le spese tecniche sotto ad una soglia, oltre la quale si sarebbe andati in gara. In questo caso invece è stato possibile aggiudicarlo ad una impresa singola.